Buongiorno, allora siamo qua con Stefano Bona, segretario della FIOM di Belluno. Ciao Stefano, per Belluno Più. Niente, volevo Ciao Lorenzo. capire con te la situazione un po' post-Covid nel lockdown della dimensione produttiva bellunese. Ci piacerebbe partire da un caso che è successo questa settimana che ci sembra abbastanza interessante approfondire, che è quello della FAR. Vuoi spiegarci cosa è successo, Stefano? Sì, Lorenzo, noi, come voi ben sapete, già dal 16 marzo scorso abbiamo anche su mandato del segretario nazionale cominciato a parlare con le aziende per chiedere una fermata delle attività produttive, in attesa che si capisse qual era la reale entità del contagio, che poi tutti quanti abbiamo capito. E quindi abbiamo avanzato la richiesta a tutte le aziende di interrompere le attività produttive per un periodo di come minimo di una settimana, di 2 settimane, per capire, insomma, e soprattutto per mettere in sicurezza i lavoratori che erano sottoposti a dei forti rischi. La FAR è una di queste, la proprietà di questa azienda ha sempre avuto un atteggiamento molto contrario alle nostre richieste, ha continuato la produzione fino a portarci alla proclamazione dello sciopero per lunedì scorso. Lo sciopero è andato benissimo, a dimostrazione che i lavoratori erano seriamente preoccupati per la loro salute e non solo per la loro salute, quella anche dei loro familiari, il rischio di portare poi il contagio anche dentro le mura domestiche. E abbiamo anche segnalato alla prefettura questa situazione che secondo noi non era legata a quello che il DPCM prevede, cioè attività di filiera oppure un codice Ateco di riferimento. La prefettura ha risposto e ha risposto ordinando, imponendo la chiusura dell'azienda. E credo che quello sia esemplificativo del fatto che l'attività sindacale, l'azione sindacale di concerto con naturalmente le lotte dei lavoratori, perché lo sciopero ha avuto una sua valenza importante anche dal punto di vista mediatico, abbiamo ottenuto il risultato che oggi l'azienda è chiusa e quindi i lavoratori possono godere di una tranquillità maggiore rispetto alla loro salute e alla loro sicurezza, non, come posso dire, incidendo sulle attività aziendali. Le aziende possono anche rimanere chiuse per un paio di settimane. Io credo che poi la possibilità di ripartire ci sarà, ma ci sarà la possibilità di ripartire in sicurezza, garantendo ai lavoratori la salute, che lo sappiamo tutti, è un bene primario. C'è stata una reazione dal punto di vista della proprietà rispetto a questo tipo di chiusura per decreto, diciamo, cioè, prefettura. La reazione della proprietà è stata molto negativa. La proprietà ha reagito con una lettera in cui addirittura dice che durante lo sciopero si sono compromesse alcune attività lavorative, così facendo anche riferimento a un eventuale dolo dei lavoratori. E poi ha detto che adesso poi la ripartenza non sarà garantita, quasi minacciando il fatto che l'azienda non potrà riaprire per i danni che si sono derivati da questo stop. Ma è sicuramente una posizione pretestuosa, non c'è nulla di fondato. Io credo, l'ho detto prima, le aziende possono chiudere per 15 giorni, 20 giorni, un mese. Naturalmente poi non possiamo pensare di mantenere le attività produttive ferme sine die, però credo che la questione oggi, la questione sanitaria, la questione della tutela della salute e della sicurezza sia primaria dei lavoratori. Non possiamo da un lato dire a tutti state in casa e poi i lavoratori devono tutte le mattine alzarsi, andare al lavoro sottoponendosi al rischio di un contagio, non tanto e quanto per andare al lavoro, ma quanto perché uscire di casa oggi è quanto mai pericoloso e inappropriato. Quindi crediamo che quelle rassicurazioni debbano essere date anche alle persone che lavorano, fatti salvi naturalmente le attività essenziali che devono essere garantite. Certo, e rispetto a questo tema qui, che è quello della garanzia della salute, mi spiegavi che c'è il meccanismo delle deroghe molto particolare, perché poi spiegacelo bene tu come funziona. Guarda, soprattutto in questi ultimi giorni c'è posso dire, un fiorire di richieste di deroga al prefetto. Noi sappiamo che il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede che le aziende possono chiedere deroga, cioè dire io ho delle lavorazioni che sono dedicate per attività di filiera a quelle aziende che possono rimanere aperte perché sono considerate essenziali e quindi io lavorando per queste aziende posso chiedere una deroga al prefetto per riprendere le produzioni. In questi giorni ce ne sono tantissime delle aziende nel settore metalmeccanico che stanno facendo questo, giocando sul fatto che tu chiedi la deroga e nel momento, nell'attesa che il prefetto ti dia l'ok oppure lo stop alle produzioni, puoi cominciare, una sorta di silenzio assenso. E quindi tutti giocano su questo. Noi sappiamo che sul tavolo del prefetto ci sono più di 400 richieste di deroga. È chiaro che la prefettura, con l'organico ridotto che ha in provincia di Belluno, non può guardare ogni singola situazione nel breve periodo, e quindi le aziende giocano su questo fatto e riprendono le produzioni e quindi vanno avanti anche, e noi lo sappiamo bene, facendo produzioni che non sono assolutamente legate alle filiere produttive essenziali.
Certo, perché poi il problema di fatto è anche questo, cioè il fatto che mancano organi di controllo adeguati per verificare puntualmente le situazioni, perché questo è il problema che mi pare di capire dalla tua descrizione. Se si considera che gli organi di controllo sono quelli prefettizi e quello dello SPISAL, che come sappiamo comunque hanno un organico assolutamente ridotto, soprattutto in territori come il nostro, si ha una fotografia di quello che sta succedendo a livello nazionale, in cui mi sembra di capire gli unici assembramenti che rimangono sono proprio quelli legati alla produzione, sbaglio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che da una parte Confindustria, poi le posizioni del presidente di Confindustria Belluno le conoscete, no? Non è che siano particolarmente dialoganti, anzi, il contrario, ti ha accusato addirittura di essere quelli che tentano di affossare il sistema economico della provincia. Noi questo non lo vogliamo fare. Noi vogliamo però garantire ai lavoratori e alle lavoratrici bellunesi la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono essere garantite a prescindere, ma che in questa fase sono ancor più a rischio. E quindi questo è l'unico obiettivo che abbiamo noi. Noi siamo perché i lavoratori possono essere tranquilli quando si trovano sul luogo di lavoro. Oggi questo non può essere assicurato. Io credo che anche l'attività delle SPISAL sia in qualche modo, tu hai ragione quando dici che sono sotto organico, ma c'è un altro elemento che secondo me va anche segnalato. Quando fanno i sopralluoghi, il 90 su 100 dicono che le aziende sono bravissime, che ottemperano in pieno il protocollo sulla sicurezza e quindi sono un elemento più che di critica, come posso dire, di sottoscrizione delle buone pratiche. E di questo le aziende poi si fanno anche forza, dicono: avete visto, è venuto lo SPISA, ci ha fatto la visita, ha detto che siamo bravissime, quindi potete continuare a venire a lavorare in tranquillità perché le misure di sicurezza sono tra le migliori che si possono attuare. Ma infatti sì, anche attraverso Belluno Più sono arrivate molte segnalazioni da parte di diverse ditte, diversi lavoratori che manifestano questo tipo di preoccupazione, tanto più che il fenomeno è ancora più ampio nelle aziende in cui manca il sindacato, perché almeno dove ci siete voi c'è un minimo di controllo rispetto ai protocolli, anche perché immagino che il vostro obiettivo sia quello di continuare a lavorare in sicurezza, non quello di fermare chiaramente le dinamiche produttive. Il problema, appunto, sembrerebbe essere in tutte quelle aziende dove non c'è nemmeno il sindacato e dove il controllo è lasciato esclusivamente a quello che diceva prima, ovvero SPISAL e, se succede, alla prefettura, giusto? Hai perfettamente ragione. Dove c'è un'organizzazione sindacale costituita con le rappresentanti sindacali di fabbrica oppure con un rappresentante territoriale, è chiaro che l'attenzione su questi temi viene posta. Laddove non c'è una presenza sindacale, i lavoratori sono lasciati alle buone o alle cattive pratiche dei loro datori di lavoro, che noi riconosciamo, non sono tutti bravi e buoni, anzi, tendono più al profitto, insomma, piuttosto che alla salute dei lavoratori. Quindi questo è un elemento di forte criticità e di grande preoccupazione. Tutti quei lavoratori che lavorano nelle piccole, piccolissime imprese sono, secondo noi, oggi ancor più sottoposti al rischio, sanitario. E quindi quello è un elemento che andrebbe inserito nella discussione più generale, senz'altro hai ragione. Certo, beh, cogliamo l'occasione per invitare chiunque ne avesse bisogno a segnalare i casi dubbi e a segnalare i casi in cui la sicurezza non è messa al primo punto. Detto questo, Stefano, io ti ringrazio della chiacchierata. Intanto, ci sentiremo nei prossimi giorni se ci sono novità o aggiornamenti. E niente, mi sembra di capire che perché vada tutto bene, debba esserci un controllo più accurato rispetto appunto alle uniche grosse possibilità di assembramento che sono quelle legate al mondo del lavoro, logicamente. Hai perfettamente. Intanto vi ringrazio dello spazio che mi avete concesso. Io credo, come hai detto tu, perché vada tutto bene, bisognerebbe che tutti capissimo che oggi la priorità è la salute dei cittadini, siano essi lavoratori, siano essi appartenenti a qualsiasi altra categoria. Oggi noi la priorità deve essere quella di assicurare la salute. Una volta che abbiamo preservato questo bene, insomma, supremo che abbiamo, potremo ragionare su come ripartire e speriamo anche in modo diverso da quello che abbiamo fatto finora, perché penso che questa vicenda possa insegnarci che un nuovo modello di sviluppo sia quanto mai necessario e utile oggi ragionarci, insomma, tutti quanti insieme. Grazie ancora dello spazio, grazie. Grazie mille, ciao Stefano, buona giornata. Ciao, grazie a te, ciao ciao.